23 settembre 2021, ore 16 e 7 minuti. Mi trovo qui al mio orto, esattamente in mezzo al mio pergolato. Ecco qua l'uva pegna, bellissima, eh? Questa è una continua maturazione. Guardi, se ci avviciniamo e guardiamo con una certa accuratezza, vediamo che l'uva è rivestita di una certa patina. La patina significa il rivestimento esterno della buccia, segno che questa praticamente è uva incontaminata, esente da investicidi e pesticidi. Avviciniamoci qui, vedete? Questa ancora continua a maturare piano piano. Qui è tutto un pergolato. Ci avviciniamo, avviciniamo. Dove sta? Ah, ecco qui. Guarda, guarda, guarda che baby. È pieno, lui appena, eh. Quando ce n'è qua. Guarda, va. Qui. Anche qui all'esterno. Ecco qua l'altra pigna. Che dire di qua? Tutta salute, guarda, l'abbondanza. Queste sono le ultime more, ormai siamo a settembre. E qui c'è un'altra varietà di uva nera. Io, che varietà di uva? Fragola, questa è l'uva fragola nera. Ecco qui si viene e si raccoglie. Bene, quest'uva rimane, permane fino alla fine di maggio, dopodiché la raccolgo e la metto dentro alle cassette. E quindi la medesima uva sia questa qui, l'uva fragola, ecco qui guardando bene, l'uva pegna si mantiene fino ai primi di gennaio. Veramente ce n'è molta, molta in abbondanza. Solo potatura, nient'altro, né coramato, né insetticidi, né pesticidi, non c'è stato messo nulla, assolutamente nulla. E manca sa male, guarda là. Va bene, adesso vado qui all'orto, facciamoci una passeggiata qui al mio orto, prosegue.